Benvenuti e benvenute su MrGadget.tech. Oggi parliamo di uno dei lavori più desiderati da grandi e piccoli per le possibilità creative e le numerose opportunità che offre. Siamo qui per aiutarti ad impostare il tuo percorso da content creator, parlando dei 5 elementi fondamentali da considerare per svolgere al meglio questo lavoro, passo dopo passo. Iniziamo! Hai detto bene, Laura, oggi noi lavoreremo su 5 aspetti diversi per diventare un content creator: la formazione, lo studio di una strategia, l'adozione degli strumenti perfetti per realizzare contenuti, il lavoro anche sul proprio personal branding e la gestione fiscale. Su questo, tra l'altro, abbiamo una proposta molto interessante con una consulenza gratuita da proporvi. Ma cominciamo con il primo aspetto, è quello cioè della formazione. Bisogna avere una piena consapevolezza di ciò di cui si vuole parlare, una profonda conoscenza dell'argomento di cui si vuole parlare, ma soprattutto di che cosa offre il mercato. E non solo, bisogna conoscere bene anche quali sono i nuovi trend dei social network per scegliere quello giusto per l'argomento che vogliamo affrontare nel modo giusto. Sviluppa le competenze più importanti. Per creare buoni contenuti video non basta solo la parlantina, serve anche saper scrivere in modo creativo, per creare uno storytelling efficace e coinvolgente, in modo da attirare e trattenere l'attenzione del pubblico. La padronanza delle piattaforme su cui vorrai stare sarà fondamentale per pensare e condividere i contenuti al meglio, insieme alla capacità di analisi dei dati per monitorare le performance e adattare le strategie di conseguenza. Per condividere i tuoi contenuti dovrai scegliere una o più piattaforme dove creare i tuoi canali, tra cui Instagram, YouTube, TikTok, Twitch e così via. È vero, Laura, ma dopo tutta questa teoria bisogna arrivare alla pratica e quindi scegliere gli strumenti adatti per realizzare i propri contenuti. Ormai uno smartphone può essere un compagno di lavoro efficiente e affidabile, però bisogna scegliere uno di buona qualità, sia sul fronte delle foto che dei video. iPhone è un esempio perfetto, Samsung Galaxy, ma attenzione anche all'outsider, ovvero Google Pixel. Se la tua idea è di diventare un creator di viaggi o in generale di creare vlog, potresti considerare l'acquisto di una action cam come Insta360 Go 3, piccola e perfetta per catturare qualsiasi avventura senza dover utilizzare le mani. Un altro aspetto che molti non curano abbastanza è quello dell'audio. Noi, ad esempio, usiamo dei microfoni di Rode, ma ci sono sul mercato soluzioni molto interessanti anche di DJI e di mille altri marchi. Curate molto bene l'audio, in particolare della vostra voce, perché il vostro messaggio sia sempre chiaro, comprensibile e gradevole da ascoltare. Un altro degli strumenti indispensabili è il cavalletto. Ne trovi di diversi tipi online, più o meno funzionali ed economici. Ad esempio, ci sono quelli comodi da portare sempre con sé perché facilmente richiudibili e leggeri, quelli molto stabili, adatti anche a macchine fotografiche o quelli da scrivania. Per alcune delle attività che dovete svolgere ci sono degli accessori che vi possono cambiare la vita. Guardate ad esempio questo oggetto. È un supporto che funziona con lo standard MagSafe che vi permette di posizionare davanti a voi iPhone per fare delle riprese come se fossero in prima vista, quindi in prima persona, assolutamente facili e davvero bellissime da vedere. Una delle migliori app di editing disponibile per smartphone e PC è sicuramente CapCut. Utilizzata da moltissimi creator, consente di fare praticamente tutto ciò che serve per iniziare, dal montaggio base a quello avanzato. Quando avrai un po' di confidenza, potrai poi cimentarti con software più complessi, come Adobe Premiere, Final Cut Pro e simili. Questi sono dunque gli strumenti con cui mettere insieme i vostri contenuti, ma che cosa mettere dentro i contenuti? Dovete lavorare sul personal branding. Guardate che cosa c'è sul mercato e cercate di sviluppare uno stile che sia unico e riconoscibile. Non imitate chi già c'è, cercate di sviluppare un'idea nuova e soprattutto una personalità immediatamente riconoscibile che resti negli occhi e nella memoria dei vostri utenti. Attenzione alle questioni fiscali e amministrative. Lo so, questa parte può sembrare un po' noiosa, ma è anche fondamentale, soprattutto se vuoi lavorare come freelance in regola e senza problemi. Per
Per fortuna ci sono strumenti come Fisco Zen pensati proprio per aiutare chi ha partita IVA forfettaria o a regime ordinario a superare gli ostacoli burocratici e a gestire con chiarezza e semplicità le questioni fiscali e legali del proprio paese. Il tema fiscale è veramente fondamentale e nel caso di Fisco Zen vi vengono messi a disposizione sia un commercialista che una piattaforma online per svolgere molte delle vostre attività quotidiane. Il commercialista sarà specializzato nella vostra attività e potrete contattarlo in qualunque momento via chat, via email o via telefono, mentre la piattaforma sarà sempre a vostra disposizione, ad esempio per l'emissione delle fatture, per calcolare quale sarà il vostro carico fiscale, ma anche semplicemente per avere tutte le scadenze che avete davanti a voi proprio dal punto di vista fiscale e quindi poter programmare gli impegni. C'è una cosa importante: Fisco Zen mette a vostra disposizione una consulenza gratuita, così che se deciderete di diventare clienti sia con una partita IVA forfettaria che con una partita IVA ordinaria, potrete anche godere di uno sconto di 50 euro per il primo anno di assistenza di Fisco Zen. Per diventare content creator serve una combinazione di formazione, sviluppo di competenze, uso degli strumenti giusti e una solida gestione amministrativa. Con impegno e costanza puoi costruire una carriera di successo in questo campo dinamico e creativo. È vero, dinamico e creativo, ma che in alcuni casi, in particolare per i temi fiscali, ha bisogno di grande rigore e di grande precisione. Date un occhio alla descrizione del video, guardate adesso sul display per avere il codice che vi serve per accedere alla consulenza gratuita di Fisco Zen e anche allo sconto per l'eventuale utilizzo del primo anno della piattaforma. Già che ci siete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, perché no, mettete un mi piace a questo video. Ci troviamo prestissimo su mrgadget.tech.